Babbo Natale esiste. Gli scettici hanno a lungo considerato le capacità di Babbo Natale di portare regali ai bambini buoni come un'assurdità scientifica. Tuttavia, un'analisi accurata delle sue meravigliose strumentazioni ci dice solo che egli sta usando in maniera avveniristica la scienza e la tecnologia di punta dei nostri giorni. Ovviamente nessuno di noi sarebbe capace di svolgere il prezioso lavoro di Santa Claus. Guardiamo le sue varie capacità in campi in cui è un maestro indiscusso, dalla aerodinamica alla termodinamica, dalla scienza dei materiali alla relatività generale. Come facciamo a sapere tutto ciò? Bene, un gruppo di scienziati è stato invitato in gran segreto nella sua casa del Polo Nord e ha cercato di carpire un po' di segreti. Lui di buona volontà ci ha detto diverse cose. Vediamo un poco. Iniziamo con la sua slitta. La slitta, il suo trasporto aereo, è costruita con una lega di titanio a nido d'ape, estremamente leggera ma decine di volte più resistente di qualsiasi materiale conosciuto. La sua forma è inoltre anche modificabile in tempo reale per migliorare l'aerodinamica secondo la situazione di volo, contrarsi per meglio tagliare l'aria oppure allargarsi per permettere una giusta stabilità durante le manovre di atterraggio. La slitta è il vero punto chiave di tutta l'opera di Babbo Natale ed è anche equipaggiata con una strumentazione elettronica ultra sofisticata. Abbiamo dei sensori laser che individuano le condizioni della temperatura e del vento per scegliere la giusta traiettoria. L'efficienza della struttura è poi a dir poco eccezionale. È necessaria uno speciale rivestimento a nanostruttura, molto poroso, che permette all'aria di ridurre l'attrito, pensate un po', addirittura del 90%. Un'altra scoperta fondamentale di Babbo Natale è l'utilizzo di un processore termodinamico reversibile, una specie di nanocostruttore di giocattoli, chiamato sacco magico. Questo sacco magico deve agire continuamente durante il volo per non appesantire la slitta. Il processore deve usare gli scarichi delle ciminiere, insieme agli altri materiali gassosi che trova nell'atmosfera, per costruire i giocattoli in tempo reale, direttamente sul posto. Per far ciò, il sacco magico applica campi elettromagnetici di altissima precisione che invertono processi termodinamici finora considerati irriversibili. Bisogna anche prestare una particolare attenzione alle celebri renne, e a loro indossano delle tute speciali, delle tute volanti, jetpacks, azionate dalla fusione fredda, l'unica fonte di energia in grado di non occupare troppo spazio e di non causare problemi agli animali. Il complesso renna-tuta deve essere un sistema stabilizzato perfettamente. Le briglie delle renne servono a Babbo Natale per indirizzare correttamente l'intero sistema. Ovviamente la slitta deve essere anche equipaggiata con quella che viene chiamata nube relativistica, una specie di bolla in grado di dominare il tessuto spazio-temporale. Ebbene, Santa Claus deve infatti viaggiare in una sola notte per circa 340 milioni di chilometri quadrati. E fermarsi in circa 80 milioni di case, e questo solo se vogliamo considerare gli Stati Uniti, pensate un po' per tutto il resto del mondo. Egli sa benissimo che il tempo può essere allungato come un elastico, che lo spazio può essere spremuto come una spugna e che la luce può essere piegata. Le nubi relativistiche sono strappi temporali controllabili che permettono all'ingegnoso Babbo Natale di lavorare per mesi recapitando i regali, mentre sulla Terra passano solo pochi minuti. Ciò che appare a noi è che i doni vengono consegnati in pochi secondi. Babbo Natale ci ha voluto spiegare gentilmente molte cose, altre le ha tenute per sé e non ce le ha volute dire. E speriamo che magari lui riesca davvero a fare questa fusione fredda che servirebbe anche a noi esseri umani. Viva Babbo Natale!